Eccoci, siamo pronti, buon pomeriggio, ben trovati a tutti ragazzi, buon pomeriggio. Buon pomeriggio da Relazionarti in Radio, eccoci qui, pronti e noi, ormai reduci dalle sigle precedenti, questa sarà una bomba, ragazzi, per forza, quindi 3, 2, 1, andiamo con la sigla di Relazionarti in Radio. Questo è Kuromi. Questo è Kuromi. Questo è Kuromi. E ce lo facciamo anche noi l'applauso. Bene. Buon pomeriggio. Chi prende posto? Chi va? Chi viene? Come ci vogliamo gestire? Vai. Qui comparse che vanno e vengono, ma noi adesso iniziamo subito. Entriamo nel vivo, ragazzi, non scappate, eccoci qua. Adesso stiamo aspettando anche un ospite che è qui ormai dalle 5 di mattina. Noi adesso lo faremo entrare. Ha bussato. Fino a che non è arrivata l'ora giusta, eccolo. Cioè dalle 15 alle 16. Quindi diamo il benvenuto, prego qua, lo facciamo presentare poi a chi insomma ha più titolo di me. Abbiamo qui, buon pomeriggio, ciao, bene, è arrivato anche lui, signore e signori, abbiamo con noi, dai, l'onore è il tutto tuo, vai. Il dottor Gino Venturi. Oh, eccoci qua, buon pomeriggio, salve, ben trovato, è venuto a trovarci proprio in quest'ora per degli argomenti abbastanza seri, degli argomenti che riguardano soprattutto la nostra salute, la salute di tutti. E adesso vi lascio introdurre l'argomento, così poi andremo più nel dettaglio nel descrivere cosa avverrà nello specifico. Prima di tutto complimenti, grazie, io non sapevo di questa realtà, sono molto contento. L'ho scoperta anch'io da poco, è vero. Bene, allora partiamo da un dato serio. 60.000 persone all'anno in Italia muoiono per arresto cardiaco improvviso, comunemente diciamo e anche forse impropriamente infarto. 8 su 10 di queste persone si possono salvare, anzi si salvano, se c'è un intervento tempestivo e adeguato. Okay. Tempestivo significa i primi 5 minuti, okay, perché poi ogni minuto che passa diminuisce la possibilità di sopravvivenza del 10%. Adeguato significa saper fare praticare un massaggio cardiaco in attesa dell'uso del defibrillatore, quindi bisogna avere il defibrillatore e saperlo usare in attesa dei soccorsi ordinari del 118, che quelli che arrivano insomma, okay. Questo è il dato importante. Noi potremmo salvare migliaia di persone in Italia, ma vale per tutto il mondo, se ci mettessimo in grado di fare questo intervento tempestivo e adeguato. Occorre avere due cose: uno, il defibrillatore; secondo, saperlo usare. Allora, si può anche pensare di mettere ogni 200 metri un defibrillatore, ma insomma è una cosa un po' problematica. Esatto. Poi, certo. L'idea era quella di far arrivare il defibrillatore attraverso un drone. Faccio un esempio: supponiamo che io mi sento male sulla montagna di Polino. Okay. Nessuna ambulanza mi arriva da Arrone o Ferentillo a Polino in 5 minuti. Cioè, fisicamente impossibile. Quindi io sono spacciato. Il drone ci arriva in pochissimi minuti. Questa è un'idea nata casualmente, quasi così parlando. L'abbiamo trasformata in progetto ed è un progetto non campato in aria, è partito. È finanziato in gran parte dalla Fondazione Carite. Okay. Ed è, ripeto, in fase di esecuzione. È un progetto sperimentale, complicato, non tanto per il drone, che pure insomma lo stanno progettando appositamente, ma è complicato per le autorizzazioni ENAC. E quindi vediamo. Certo. Oh, il bello, oltre a questo, è che accanto a questa idea e a questo progetto di costruire il drone, poi sono nate tutta una serie di iniziative. E cito un esempio, se posso. Certo, come no. Io sono stato a Piacenza. Sì. Che è una città, credo che sia l'unica in Europa, cardioprotetta veramente, perché è una città che grosso modo ha gli abitanti di Terni, 120.000. Numero è quello. 55.000 persone sanno usare il defibrillatore. Hanno iniziato 20 anni fa, ma 55.000 persone è una cifra così, solo a pensarla, insomma, cioè, io ma sto fare la prova attuale. Sì, esatto. Infatti.
hanno iniziato 20 anni fa nelle scuole, con le forze dell'ordine, nella città. Noi lo stiamo già facendo, anche questo non è un progetto, è in corso. Nella, soprattutto in Valnerina, Mangatelli, abbiamo già abilitato con tanto di, dico Valentino per intenderci, all'uso del defibrillatore a fare il massaggio circa 300 persone. Lo abbiamo fatto con i vigili urbani di Amelia, lo abbiamo fatto con i vigili urbani di Terni e la fondazione Aiutiamoli a Vivere donerà adesso, nei prossimi giorni, 4 defibrillatori ai vigili, che, alle pattuglie, che lo metteranno sulle moto, sulle auto. Lo avranno con sé, quindi. Lo avranno con sé e sono in grado anche di utilizzarli. Solo che se noi pensiamo di fare il corso, si chiama BLSD, a tutti, per raggiungere quei numeri di Piacenza ci mettiamo tantissimo. Io vorrei adottare il percorso che hanno fatto a Piacenza, cioè c'è la formazione vera e propria, poi c'è un'ampia azione di promozione, che non è tanto la formazione, mi scusi, la domanda viene fatta sin dalle scuole o viene fatta agli adulti? Allora, viene fatta sin dalle scuole agli adulti, a chi nelle scuole forse cioè c'ha dei valori diversi a seconda di quali scuole ci rivolgiamo. Certo. Se noi ci rivolgiamo alla primaria, lì è molto importante, ci hanno spiegato, educare i bambini a non fuggire di fronte al pericolo, ma a affrontarlo. Per esempio, dico una stupidaggine, ma insomma, a Piacenza mi hanno detto che è importante insegnare i bambini a chiamare non il 118, che per loro è difficile, ma a chiamare l'118, che è molto più semplice. So dettagli, è vero. Si fanno delle simulazioni, noi faremo anche un progetto sperimentale, forse correlazionati, ci devo pensare. Diciamo che la strada però, forse. No. Però accanto a questo, progetto che si chiama From Sky to Heart, cioè dal cielo, il drone al cuore, ne abbiamo un altro che sono sinergici, che si chiama Progetto Vita, vediamo un po' quello che hanno fatto a Piacenza, con cui abbiamo fatto una sorta di gemellaggio, e questo progetto prevede la formazione nelle scuole, quindi ordine e grado, con le forme adeguate all'età, eccetera, e alle forze dell'ordine, alle associazioni e nei posti di lavoro. Poi magari questo ci torniamo sopra, perché è molto importante. Nel dettaglio, In questo contesto noi stiamo facendo diverse iniziative e una c'è il prossimo turno. Bene, noi riposiamo un attimo la voce qualche secondo e intanto vi lasciamo a un altro brano musicale, un evergreen di Stevie Wonder, Superstitions. We'll be right back.
smettiamo mai, dalle 3 alle 4 tutti i sabati, relazionarti, di tenere compagnia qui su Radio Passeggiata. Quindi abbiamo introdotto l'argomento, adesso insieme a Pino ci siamo dati del tu in questi Gino vedi, e io ho problemi con i nomi, io mi ha detto Pino, sì, siamo in Pino, però mi piace all'inizio, vabbè. È allora, per quello devi sapere, ho preso l'albero e devi rimasto... sapere che facciamo un attimo di momento relax. Vai. Poi dopo riprendiamo, certo, seriamente con Pino. Vai. Allora insomma, non me lo scordo più neanch'io. Allora lui è mio padre, intanto presentiamo a te. Caramba, perfetto, ci somigliamo? Beh, secondo me, io fa conto che faccio tutte le sere il gioco d'Amadeus e non ho mai vinto niente. Quindi, quindi potevate anche stare insieme così. Non, se tu non me lo dicevi, insomma, non lo capivo. Però un po' dal taglio degli occhi. Sì. Un comunque, c'è. Mia figlia, Sky, dicono che somiglia a mio padre. Oh, vedi? Senza. Somiglia più a mio padre che a me, non si capisce com'è, però è così. Però va bene. Genetica che torna, E mio padre ha sempre chiamato, spesso chiama le persone con un altro nome rispetto a quello reale. Vedi? Questa quindi come è lui, esatto, è fantasia, esatto. Questa è arte, ragazzi. Riprendiamo seriamente dopo questo momento relax. Allora, abbiamo introdotto l'argomento. L'argomento principale, introdotto così, principe, è stato quello del drone. A me affascina molto, quindi se c'è magari qualche altro dettaglio, qualche piccola info in più, dato che è un progetto ormai avanzato e in fase di realizzazione, ci farebbe piacere magari anche a chi ascolta adesso così. Allora, l'idea su cui si sta lavorando, poi bisogna attuarla concretamente, è questa. La realizzazione di un drone, io penso che lo potremmo posizionare alla Cascata delle Marmore, e quindi avrebbe un raggio di azione che copre tutta la Valnerina Ternana, Stroncone, qualche paese anche del Reatino e tutto Terni, meno forse... Una bella fetta. Sì, quasi tutto. Il drone ha le capacità tecniche per avere un raggio più grande, ma c'è un problema di ENAC, è tutto da vedere. Okay. Però insomma questa è un po' l'idea. Il drone è in grado di muoversi autonomamente, quindi non c'ha bisogno di piloti. Adesso io parlo sul piano tecnico, sì, poi ripeto, non lo dirò più, c'è un problema di autorizzazioni, okay, che dobbiamo vedere. Va bene. Ovviamente non lo possiamo gestire noi, lo deve gestire il servizio pubblico, con cui siamo già d'accordo, che è il servizio del pronto soccorso 118, che ha la sua sede a Perugia presso il Silvestrini. Allora, che cosa succede? Che io sto capita che uno ha questo arresto cardiaco, chiamo il 118. Ok, quindi è già la chiamata classica. È già aperto tempo però, perché se io sto qui, gli dico io sto in a Piazza Dalmazia, se sta subito lo sto e stiamo qui vicino Terni, in 3-4 minuti e forse l'ambulanza arriva. Ma se io sto in montagna, mm-hmm, ora gli spiego dove sono, mi passano minuti, sì, lì al bivio, certo, poi c'è la pianta, eccetera. Certo. Invece tutti saranno dotati di un'app, gratuita ovviamente, spingendo quell'app arrivano le coordinate georeferenziali al 118. Quindi sei geolocalizzato. E arrivano sia per l'ambulanza, sia al drone. Ovviamente è l'operatore del 118 che ha le conoscenze, le capacità, le competenze per vedere se stiamo parlando di un caso che necessita dell'intervento del fibrillatore. Ah certo, perché magari uno potrebbe richiedere. Oppure uno si mette pure a giocare, certo, sennò certo, vedere con me, eccetera. Quindi è l'operatore del 118 che, se ravvisa questa necessità, attiva il drone che parte. Okay. In pochi minuti arriva, prima parlavo di Ferentillo Polino, in 3-4 minuti arriva sulla montagna, arriva di notte con qualsiasi tempo tra le piante e fa arrivare e deposita il defibrillatore. Questo è un po' il meccanismo. Questo drone avrà anche delle telecamere termiche. Perché parliamo di una zona sismica, la Valnerina Ternana è considerata zona sismica, perché in caso di sisma occorre, ci hanno spiegato gli operatori del soccorso alpino in questo caso, in caso di sisma molte volte gli aiuti si concentrano, che ne so, quando ci sono appunto le macerie, per cercare se c'è qualcuno sotto, perché hanno detto una voce, e magari, esatto, quel signore scavano purtroppo anche poco senza mezzi forti per paura di colpire, esatto, qualcuno, e poi magari quel signore purtroppo è già morto, esatto, nel frattempo c'è un altro che è ancora in vita e nessuno si accorto. Allora, perde tempo. Questo drone, attraverso la telecamera termica, quindi attraverso il calore del corpo che riesce a percepire, individua dove sono sotto le macerie
le persone, e quindi può essere utile anche da questo punto di vista, ma teoricamente può aiutare a ritrovare le persone disperse, gli animali dispersi, eccetera. Però adesso, senza che ci allarghiamo, questa è un po' l'idea. Devo dire che non è un'idea originale quella di usare un drone per portare un defibrillatore, l'hanno già fatto da qualche parte, ma è così, più che altro un'idea, nel senso che l'applicazione è molto ridotta oppure è stata molto temporanea, perché la vera questione sono le autorizzazioni, e noi lo stiamo costruendo, la ditta che lo sta realizzando lo sta costruendo in stretto rapporto con l'ENAC per rispettare dei parametri determinati, perché comunque è un aereo, anche se piccolo, esatto, che passa sopra le persone, sopra la città, esatto, eccetera eccetera. E ecco, questo un po' è il quadro. Poi sul piano tecnico ci torneremo magari anche grazie a voi in seguito, anche perché dobbiamo, ecco, una cosa ci tengo a dirla casualmente, perché molte cose nascono per caso. Abbiamo scoperto che l'impresa, l'azienda che riesce a fare questo drone è Ternana. Meraviglioso. È una spin-off dell'Università di Perugia. Noi la presenteremo alla stampa il 1° gennaio, penso. E questo mi fa piacere, perché noi avevamo cercato in tutta Italia, invece avevamo l'eccellenza casa e non ce l'avevamo. È veramente un'eccellenza, sono giovani molto bravi, preparati, che lavorano già per l'esercito, per, insomma, non fanno il giocattolo, ecco. Io ho preso adesso così tra le mani degli opuscoli informativi che riguardano la giornata di sabato 21 dicembre. Allora, in questo contesto di informazione più che di formazione, perché la formazione si fa attraverso il corso BLSD, ne abbiamo fatti tanti, ne faremo ancora tanti, però dobbiamo puntare anche sull'informazione, perché poi può capitare a tutti, non è che possiamo aspettare tutti i luogo pubblico, certo. E quindi cerchiamo anche delle occasioni molto divulgative. E qui abbiamo pensato il 21 di fare questa iniziativa, tra l'altro il titolo è La vita nelle tue mani, perché significa che dipende dalle mani, dal fatto che so fare un massaggio per il cardiaco, per cui appunto faremo questa iniziativa. Ciò mi permette però di dire, e lo dico con soddisfazione, che dall'idea, che è l'aspetto più suggestivo del drone che porta il defibrillatore, il progetto si è ampliato moltissimo. Perché, come dicevo, accanto allo strumento e al defibrillatore, che noi, ripeto, stiamo parlando del drone, ma il defibrillatore va anche nella Valnerina, noi abbiamo dotato i comuni d'Arrone, di Polino, di Ferentillo e di Montefranco di droni che, di defibrillatori che stanno posizionando. I vigili urbani saranno dotati di defibrillatori. Lo faremo anche a Terni, per quello che è possibile, solleciteremo l'acquisto dei defibrillatori. Quindi l'importante è il defibrillatore. Uno degli strumenti è che lo porta il drone, e che uno lo sappia usare poi. Ecco. L'altra cosa è che uno lo sappia usare. Dimenticavo, il drone sarà così, è progettato perché anche se uno non lo dovesse sapere usare, l'operatore del 118 riesce a dare attraverso il drone le indicazioni su come usarlo, okay, e vede con sistema delle camere, audio eccetera. Uh-huh. Però in ogni caso va preparata la gente. Ci diceva il direttore del 118 che molte volte il problema è la paura, cioè io, uno sta male, non so che fare, oppure se faccio a che responsabilità vado incontro, per cui lui diceva è molto importante intervenire già da quando sono molto piccoli, dall'elementare. Esatto, esatto, perché la paura è il non sapere, no? Esatto, non sai dove mettere le mani, poi uno dice ora che mi succede? Cioè, mi faccio quindi, del male. Esatto. Quindi, ripeto, c'è il defibrillatore, lo strumento, la formazione, e un'altra cosa che io non avevo considerato, che invece questa cardiologa che ha fatto il progetto a Piacenza, che sta seguendo, ha sottolineato, è la prevenzione, perché noi stiamo parlando di cosa fare se succede, ma sarebbe meglio che non succedesse, esatto. O succedesse in forma ridotta, e quindi la prevenzione essenzialmente, io adesso banalizzo ma per rendere conto, è l'alimentazione e il movimento, non lo sport, perché lo sport si è fatto male, l'agonismo può creare qualche problema in alcuni casi eccetera, ma è il movimento, sono le due cose essenziali. Allora il 21, adesso torno alla domanda che mi facevi, noi abbiamo voluto fare un'iniziativa divulgativa su questi tre pilastri, okay. È una delle tante che faremo, per cui la mattina, proprio a sottolineare l'importanza di fare movimento, l'associazione Strada Facendo di Terni, che è guidata da Sergio Peruzzo, ha organizzato un percorso di 3,5 km. Loro fanno
scusate, come si chiama? L'urban. Urban Nordic Walking. Walking. Perfetto. Che è una specialità sportiva. Sì. Un camminare lento. Io l'ho fatto in montagna. L'ho fatto in montagna. Walking, lo chiamano così. È quello. Con le bacchette. Ma noi lo faremo con le bacchette anche il 21. Sì, perché servono. Sì, perché è molto importante. Poi questo lo spiegherà meglio Sergio. Certo. E lo faremo a Terni. Che è un modo per dire, ecco, fare un movimento importante, vi facciamo vedere gli aspetti più belli, magari a cui non avete prestato occasione, eccetera, però poi si fa in montagna, loro lo fanno ogni domenica, è un modo per invogliare al movimento, per dire è importante il movimento. Esatto. Poi è importante l'alimentazione, anche qui a modo di simbolo una scuola che è il centro di formazione professionale, che cui è responsabile il dottor Mazzuedi, che offriranno delle bruschette con l'olio nostrano, come a dire l'importante è mangiare. Io quando ero piccolo facevo merenda col pane e l'olio, quindi, certo. Ripeto, è simbolica la cosa, è questa e anche la, un po' la passeggiata. Buono. Poi però sul piano della prevenzione, grazie anche all'intervento della farmacia Terni e in particolare del direttore Nulli Piero, saranno presenti dei farmacisti e degli infermieri che praticheranno a chiunque voglia il test glicemico, sì, e la misurazione della pressione, quindi è un controllo che è completo, che aiuta. E il momento più specifico per il progetto che stiamo facendo, sarà possibile per tutti coloro che vorranno, per i passanti, esercitarsi su dei manichini a fare il massaggio cardiaco, e ci saranno lì degli istruttori abilitati e ci saranno anche, io ringrazio, le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana. E quindi sarà possibile. Non è un corso, però intanto uno vede come si fa. Quindi io se vengo posso assistere. Lo faccio proprio. Lo fai proprio, ti diamo anche un attestato che l'hai fatto, ma voglio dire, è simbolico. Cioè, però già il farlo rispetto a vederlo ci rimane anche più impresso. Cioè, se dovesse capitare, sai come mettere le mani. Esatto. Adulti, piccoli, perché vedo anche il manichino di un bambino. Sì, quello è il corso vero e proprio. Okay. Adesso non so se nel 21 riusciremo a fare anche questo. Sul neonato è possibile praticare. Certo. Un'altra cosa che mi preme dire. Noi puntiamo a posizionare dei defibrillatori anche al centro di Terni. Per far questo ci vuole che qualcuno lo sappia usare, il solito discorso, esatto, e che ci siano i defibrillatori. Quindi con l'associazione di commercianti molto numerosa che è presente qui al centro di Terni, che è Terni al centro, uh-huh, abbiamo pensato di fare dei corsi rivolti ai commercianti che faremo a gennaio, perché per questo loro è un momento particolarmente intenso. Quindi a gennaio gli faremo dei corsi veri e propri, ma abbiamo messo così in distribuzione dei cuori antistress di gomma che daremo, e le offerte serviranno esclusivamente per comprare defibrillatori con tanto di paline che piazzeremo al centro, poi vediamo quello che esce. Questo è un po' il quadro, ripeto, non è iniziativa chissà che, ma serve per parlare di queste cose, per incontrare la gente, per farglielo vedere, esatto, e intanto partiamo. Poi faremo quando parla. È bello perché puoi prendere esempio da situazioni come Piacenza. Sì, certo. Perché no? Cioè, certo. Se da noi ipoteticamente va meglio la differenziata rispetto a Piacenza, certo, perché loro non possono prendere, certo, noi lo abbiamo, certo, fatto. Ma se lo fanno loro, perché lo possiamo fare? Esatto. Anche perché ora che ci muoviamo. Poi è civilizzazione, esatto, cioè, nel senso, esatto, è giusto saper salvare una persona, anche magari tu scendi sotto casa, compri il pane, quello a fianco a te, ti sente male lì, tu scappi? No. C'è il caso concreto, noi l'abbiamo fatto qualche giorno fa il corso BLSD ai vigili urbani e la mattina agli amministratori. Proprio perché il primo cittadino e chi amministra la città, certo, gli abbiamo dato la possibilità di dare il buon esempio, no? E l'ha fatto un consigliere comunale, il consigliere Orsini, il giorno dopo ha praticato il massaggio cardiaco a un signore, cioè, che non l'avrebbe fatto se non avesse fatto. Certo. Rischi proprio di fare, esatto, danni seri. Dicevo, se posso parlare ancora. Come no, certo. No, abbiamo calcio, guarda, sono le 15:40, abbiamo ancora 20 minuti pieni di quello. Adesso non mi ricordo la data, mi pare il 14, faremo un'iniziativa insieme all'ASL. Gennaio? Gennaio. Ok. Perché noi vogliamo andare anche sui posti di lavoro.
70 persone a settimana muoiono di infarto nei posti di lavoro, questo è il dato. Allora noi abbiamo pensato, proprio con questa logica divulgativa, non tanto formativa, che quei vigili che hanno fatto che hanno partecipato al corso, hanno preso l'abilitazione insieme a qualche istruttore eccetera, facciano da divulgatori rispetto agli altri vigili, ma rispetto a tutti i 650 dipendenti del comune di Terni. Ma accanto a questo ci abbiamo voluto mettere la prevenzione. Faremo una giornata di prevenzione rivolta ai dipendenti del comune, ma lo potremmo fare con le aziende private, anzi lo dovremmo fare per tutti, e lo farà l'ASL attraverso un apposito servizio diretto dal dottor Cristofari, e faremo appunto una giornata dove a gruppi del 200 i dipendenti comunali verranno formati, verranno informati sui stili di vita eccetera. Okay. Ma ripeto, abbiamo iniziato dai dipendenti comunali perché in qualche modo per me era più semplice, ma lo dovremmo fare anche nelle aziende, nel settore privato, nel settore pubblico eccetera. Cioè questa cosa diventa veramente efficace se diventa una cultura, una cultura, ma anche una se coinvolge l'intera città. E qui c'è un'altra questione di cui adesso mi zitto, però potremmo parlare, che mi dà molta soddisfazione, è la rete che stiamo costruendo e che vede tanti soggetti. Ragazzi, io adesso così ci riposiamo altri 2-3 minutini. Canzoncina natalizia, perché ci stiamo, no? È Natale, ormai. Allora che ne so, mettiamo cappellino natalizio. La scegliamo così, trattante, trattantissime. Infatti adesso io non saprei. Questa qua, dai, su, via. Ce l'ascoltiamo e torniamo a breve, ma veramente è 2 minuti e siamo qui. Oh yes. Dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and the children listen to hear sleigh bells in the snow. The snow said, I dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Sleigh bells in
E vai, eccoci, ci stava, eh. E beh, buon Natale, noi diciamo, perché ragazzi ormai il Natale è alle porte. Esatto. Allora, siamo quasi arrivati al termine di questa oretta insieme, come sempre, tutti i sabati dalle 15 alle 16. Ricordiamolo, Relazionarti vi aspetta. Lascio la parola a te, Pino. Pino. In arte Gino. Questa è una canzone, però ci sta bene. L'ho ribattezzato, ragazzi, io mi dispiace. A me pare una cosa molto importante che intorno a questo progetto si sta creando una rete molto ampia e anche articolata e anche composita, che a me fa molto piacere. Il progetto iniziale era stato presentato da 30 soggetti tra pubblici, privati, ma si sta ampliando, e quindi una cosa bella che si sta allargando e coinvolgendo. Tra questi, tra l'altro, sono dei partner già iniziali, cioè Relazionarti, che io ringrazio per questo spazio che mi hanno offerto e che io penso potranno aiutarci ancora nel proseguo di questa, di questo sogno e di questo progetto. Bene, grazie a voi. E c'era qualcosa che volevamo dire per da parte delle ragazze di Relazionarti, che giustamente ci hanno dato questa possibilità. In arte Gino. Beh sì, che ovviamente Relazionarti è partner di questa iniziativa e considera molto importante la divulgazione del defibrillatore e del drone, che può essere uno strumento molto adeguato, e sicuramente della promozione del benessere, di cui l'associazione si fa promotrice. Esatto, lo scopo proprio della nostra associazione. Esatto, quindi come abbiamo detto più volte, la nostra associazione non si occupa solo della cura e della terapia, ma soprattutto della prevenzione. E in questo senso è molto importante diffondere una cultura di attenzione alla persona che riguardi proprio a partire dagli aspetti pratici, no? Che possono realmente salvare la vita di una persona, e poi si collega alla nostra ottica proprio in termini psicofisiologici. Esatto. No? Quindi quello che prima diceva Gino dell'attenzione al movimento, all'alimentazione, sì, sono parte essenziali della persona e non sono slegati dall'aspetto psico, no? Ma quello che noi sottolineiamo sempre è la formazione integrata di corpo e mente. Quindi quella flessibilità, quella possibilità di muoversi. Noi diciamo sempre che il movimento è vita. Eh sì, proprio movimento, senza movimento non c'è. E quindi tutto quello che ci riguarda sicuramente avviene attraverso corpo e mente in maniera integrata, e di conseguenza è un aspetto per noi essenziale. Quindi siamo molto contenti di far parte di questa iniziativa, di questo progetto. Abbiamo realizzato anche corsi di DLST in passato in associazione, e continueremo a farlo perché ci sono sempre più persone interessate. E se volete, non so se volete aggiungere qualcosa sul movimento, sulla vita in generale. Su Pino. No, vi prego ragazzi, mi dispiace. Secondo me è oggi buono di l'ultimo. È il clima natalizio, Pino. È bellissimo. Mi hai dato sentire in colpa fino a sabato prossimo. Fino a che non cambierò nome a un'altra persona. Invece hai trovato una cosa molto simpatica. Sì. Tu, diciamo che Gino nel periodo di Natale si chiamerà Pino. Passata a Befana. L'importante non abete. No. Rimaniamo sui Pini. Poi insomma la serietà la vede nel progetto. Del progetto è stata proprio protagonista di tutta questa edizione, quindi anche un modo per alleggerire sorridere, no? Perché parliamo di cose importanti e la leggerezza è sempre un aspetto essenziale. Ci vuole. Bene, allora ragazzi, vi salutiamo con qualche brano natalizio. Ormai siamo in appuntamento a ragazzi, siamo tutti in vacanza. Esatto. Allora, abbiamo tutti tanto bisogno di riposarci, soprattutto dopo questo periodo molto impegnativo. Si aprono anche le porte. Vogliono proprio. E quindi vi aspettiamo
probabilmente fra qualche settimana. Ok, quindi diamo l'appuntamento. Però scusami, sì, ricordiamoci il 21 a Piazza Dacia. E ricordiamo, giustamente, perché ragazzi, io ve lo dico, io ci vado perché sono veramente interessato, anche devo fare un piccolo ripassino, soprattutto di quello che succederà, non tanto per la camminata, perché io la domenica alle 10:30 fatico tanto, però io personalmente, però sicuramente alle 15 ci sarò, Piazza d'Acido, per l'esercitazione, per osservare e magari anche una fetta di olio con la bruschetta, non si sa, non fa male. Quindi vi aspettiamo sabato 21 dicembre dalle 10:30 di mattina iniziano le attività, a partire da questa camminata nel centro storico, insomma, per vedere cose particolari che magari tu esci, fai spesa, che ci sta a fianco al fruttivendolo, un palazzo storico, non lo so, e tu non hai mai notato, e noi camminando la mattina alle 10:30, io non ci sarò, lo vedrete, apprezzerete, perché il movimento è vita! Buon Natale ragazzi, buon Natale, yes! You better watch out, you better not cry, you better not pout, I am telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, he's checking it twice, he's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, and he knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I am telling you why. 'Cause Santa Claus is coming to town.